Presidente Tesserin, in questi giorni sui giornali, anche come addetti ai lavori, abbiamo avuto la notizia abbastanza in velocità, il consigliere provinciale Paolo Fontana ha cambiato casacca, dal PDL è passato alla Lega. Un po' strana mi sembra questo passaggio, ha qualcosa da aggiungere lei? Ma strana mi pare un'espressione impropria, io la definisco assolutamente scorretta. Il sistema di elezione provinciali prevede collegi, dove l'elettore vota il nome che è presentato, ma vota prevalentemente, quasi esclusivamente, il partito. Vuol dire che quel collegio che ha vinto Fontana è stato eletto nella provincia di Venezia, con i voti di tutti quelli che nella provincia di Venezia hanno votato per il Popolo della Libertà, quindi era un seggio del Popolo della Libertà. Nella misura in cui uno, dopo che è stato eletto, senza che sia arrivato alla fine del mandato, fa questa trasmigrazione, commette un atto assolutamente scorretto nei confronti di tutti quelli che lo hanno votato. Lo dico perché è diventata di moda questa trasmigrazione tra i gruppi, anche i parlamentari. È vero che vige la considerazione che si è eletti senza vincolo di mandato, però la realtà è che in questa situazione di grande confusione, quasi sempre questo appartiene alla capacità di ottenere soddisfacimenti personali, mentre invece io ritengo che se vuoi cambiare aspetti la fine del mandato, ti candidi per il nuovo partito, ottieni i voti nel nuovo partito e a quel punto hai piena e totale legittimazione. Ma il fatto che nel corso del mandato questo avvenga non è assolutamente una posizione che possa essere accettata senza che questa sia soggetta a critiche e anche a critiche pesanti. Estendo le critiche anche al partito che, essendo in provincia a governare insieme con noi, compie queste azioni con la accettazione di questo aspetto, perché vuol dire che il rapporto all'interno della maggioranza non è un rapporto ispirato a criteri di collaborazione e di lealtà. Quindi mi pare che faccia male chi decide di trasmigrare, ma anche chi accetta quelli che trasmigrano. Infatti, grazie Presidente.